Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andronic 91 su Yo-Kai Watch 3. Finalmente anche oggi toccherà a Luna affrontare un nuovo boss, ma attenzione, di nuovo questo yokai. Intendi quello zucchero filato? Ha pubblicato qualcos'altro? Oh yes! Ok, praticamente pensa un po', traspecca negli USA, c'è pure una rete traspecca americani. A posto. Una rete traspec, ora sì che è la mia attenzione. Questo significa che ci sono altri traspec nascosti qui e là. Ah, pare proprio di sì. Perché non me l'hai detto prima, Sapion? Sconigliata, non è mica colpa mia, ma di Blantapiro. Devo entrare a far parte di questa rete traspec. Dobbiamo darci da fare con altri incarichi allora. Sapion, penso il traspec ha pubblicato qualche richiesta. Ci penso io. Ehi, perché tocca sempre a me tutto il lavoro noioso? Andiamo quindi su Kainet e vediamo appunto Traspec. Accetti questo incarico? Sì. Oh, questo è molto interessante. Non dire altro, ci penso, Sapion. La colpa è di un folfango, stazione Verdi Prati. Questo è molto interessante, ragazzi. Questa prossima stazione, ragazzi, è molto importante. Ci verremo altre volte. Per il campo di grano infinito. Eccolo qua, linea eco per Arrilandia. Prendiamolo. Sailor Bell, Sailor Bell, protettrici delle stelle. Dai, Sapion, canta con me. Non sono mica un fanatico come te. Ah, sconigliata. Ma non sei un appassionato di spazio, pianeti, cose così? Sure, certo che lo sono. Il dottor Vola ti ha trasmesso il suo amore per lo spazio. Ma Sailor Bell non ha niente a che fare con il vero spazio. Oh, mio caro, come sei ingenuo. Non sai niente, Sapion. What? Che vuoi dire? Sailor Bell è ricco di riferimenti al mondo dell'astronomia e dell'astrofisica. Sai, siamo così diversi. Tu sei una creva del laboratorio e io un genio incompreso. Ma entrambi siamo sedati di conoscenza e aspiriamo a essere come i nostri eroi. Wait, hai forse detto cavia? Sapion, Sapion, cavia del laboratorio. Sei un funghetto, wow. Oh, razza di... Se non la pianti parte la modalità invasore. Ehi, ho appena avuto un'illuminazione. Un giorno diventerai proprio come me. Perché ormai, anche se non lo ammetti, sono io la tua figura modello. Figura modello? Esattamente. Quello sguardo della sconigliata mi mette i brividi. Non sei che un piccolo funghetto nelle mie mani? Serio? Ma che razzo stai dicendo? Usapion che maschera le prolacci con il razzo. Ah, vabbè. Scendiamo a Verdi Prati, purtroppo sì. Questo bellissimo viaggio in treno finisce. Meno male invece, non purtroppo. Che bello, finalmente finisce. Siamo in campagna, dobbiamo trovare un folfango che sta dando fastidio a un traspec. Praticamente l'ha sporcato. Eccolo qua, dunque, vediamo un attimo prima una cosa. Ecco qua il nostro amichetto. Sei tu che hai accettato di farmi un favore? Dei folfango stanno facendo baldoria qui vicino. Fai qualcosa, non posso lavorare se i folfango sporcano in giro. Signora? Il cartello dice che è pericoloso addentrarsi nel vicolo nebbioso, ma non spiega il perché. Dovrò scoprirlo io stessa. Preso, finalmente. Che seccatura quando corrono in giro come degli indemoniati, proprio. Dai, fatti sotto, folfango. E ovviamente sono tre. Quindi abbiamo completato, giusto? Hai fatto pezza pulita di folfango? Sì. Grazie mille, ora sarò senza macchie e senza paura. Quindi ora puoi tornare al lavoro? Togo, vai, sorge splendi! Bene, ora possiamo andare con lui. Ci teletrasportiamo a... Casa Celeste, o torniamo in ufficio. Ma guarda un po'. Ma quanto sei brillante, Traspec, chissà quante volte ti lucidi. Ciao, che bel complimento. Quello specchio è così lucido, mi viene bello di attraversarlo per arrivare in altri mondi. Altri mondi? Di quelli non so niente, ma posso teletrasportarti in questo mondo. Teletrasportarmi davvero? Quante scene questa sconigliata. Quindi questo teletrasporto, cioè, è come una rete di collegamenti? Ho sentito parlare di una famosa rete, la rete Traspec. Vuoi iscriverti alla rete Traspec? Fai pure. Geniale! Si dia il via alla mia vita da viaggiatrice senza sforzi. Ho segnato la tua richiesta ai miei amici Traspec della rete. Ora puoi teletrasportarti attraverso Traspec in altri luoghi.
Se incontri un Traspec mentre sei in giro, parlici pure. OMG, è fantastico, grazie Traspec. Oh, i vari luoghi di Valdoro, finalmente! Traspec per tornare nella tua camera. Ok. Posso andare solo qui, poi. Ottimo! Wow, la Traspec è davvero forte. Geniale, da oggi in poi il nostro lavoro da investigatori offrirà servizi ancora più rapidi. Galattico! Ok, pronto? Per cosa? A rilassarti! Di nuovo! Perfetto, un altro giorno. E il pass è scaduto, ovviamente. Quanto è innamorata delle Sailor Bell. C'è qualcuno alla porta? Oh no! Dovevo vedermi con Jessica! L'avevo completamente dimenticato, corro a prepararmi! Affrettati ad uscire, ma sei già pronta. Sei in ritardo, Luna! Scusami, l'avevo dimenticato! Sei sempre la solita, Luna. Pronta per andare al centro commerciale Alba? Certo che sono pronta. Non potremmo andare con Traspec con lei? Se ne accorgerebbe? Che dite? Eccoci al centro commerciale. Entriamo e guardiamoci un bel film. La 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 la. C'è anche un negozio di giocattoli al centro commerciale Alba, non è vero? Sì, ma perché vuoi andare proprio lì? Non ci metterò molto, sono un'occhiata veloce. Va bene, ma non perdere troppo tempo, ok? Dai, su, avete solo 11 anni. I giocattoli ancora vanno bene per questa età. Poi, quando siete più grandi, li comprate ma non dite niente. Così funziona quando si cresce. Anche se più che altro ci si interessa alle costruzioni Lego, che sono davvero fighe. OMG, non ho mai visto questo modellino, deve essere l'ultimissimo. Non sapevo che sarebbe uscito, devo cominciare a risparmiare. Guarda Jessica, guarda che bei colori, non sono perfetti, devo averlo. Luna, andiamo? Ti piacciono i modellini robot? No, non proprio. Dai Luna, andiamoci se non devi comprare niente. Capito? Sì, andiamo, altrimenti rimango qui tutto il giorno. Sì, una volta anche io andavo nei negozietti vicino casa. In centro erano, che diciamo ci vogliono a piedi un quarto d'ora più o meno, camminando spediti. E rimanevo lì a guardare per le ore intere i modellini. Fantastico. Tanti anni fa, purtroppo, oramai. I robot sono fantastici, spero di poterne pilotare uno prima o poi. Calma, Luna, è perché i desideri si avverano. Oh, Luna, sei sempre la solita. Andiamo a prendere un dolce? Ottima idea, mi viene sempre fame quando mi agito così tanto. Perfetto, cerchiamo un bar e riposiamoci un po'. Anche Sapione è soddisfatto di questa scelta. Qui c'è il bar dove abbiamo sconfitto Flaudemone. Che nome però, perché Flaudemone, poverino. È qui sotto. Salve. Benvenute. Prendo un cono gelato, grazie. E una torta alla crema, per favore. E dei pancake reali, grazie. Quanto mangia Luna? È piccoletta ma mangia da far paura. OMG, che delizia, dovrò ordinarne ancora. Non ti importa di mantenere la linea? Ci vuole ben altro per farmi diventare grassa. Invece Jessica è in grassa solo guardando i dolci, vero? Se ne sei sicura, cos'altro vuoi fare? Ah, ecco, c'è un film che vorrei tanto vedere. Davvero? Andiamo allora. Mi sei un attimo alzata la voce, non so come. D'improvviso mi sei alzata, boh. Andiamo a vedere questo film. Dunque, che film vogliamo vedere? Godzilla contro King Ghidorah o contro Rodan o contro uno dei suoi nemici naturali? Pare che ci siano due film in programma al momento. Al 3 indichiamo il film che vogliamo vedere. Ok. 1, 2, 3. Godzilla. Sapevo che sarebbe andato a finire così. Oh, ma non ci sono più biglietti per il film che ho scelto. Geniale, andiamo a vedere Godzilla, battaglie mostruose. Immagino di sì. Beh, ovvio, la ragazza della porta accanto.
Non sarebbe grandioso se un mostro come Godzilla attaccasse Valdoro? Grandioso? Non sarebbe terrificante? Dici? A me farebbe piacere. Facciamo silenzio, sta cominciando. Che emozione! Io odio chi parla al cinema. OMG, è stato bellissimo! Davvero emozionante. Sono rimasta coi fiato sospeso per tutto il tempo. Quella pelle spinosa, quello sguardo furioso. Ora capisci perché Godzilla è la cosa più grandiosa di sempre? In realtà per me rimane abbastanza terrificante. E un altro giorno finisce? Oh, pensavo che saremmo andati subitissimo. Bene, che incarichi abbiamo oggi? Qualcuno ha richiesto il nostro aiuto, Blantapiro? Non è proprio un incarico, ma abbiamo ricevuto qualcosa. Il modellino da montare, l'ha mandato indietro? Sì, con questa lettera. Va bene, vediamo. Ti ringrazio per il modellino da montare che mi hai dato ieri. Ma mio figlio vuole sol sole soltanto il suo robot preferito, quello che ho rotto. Quindi ti rimando il modellino dato che non mi serve. Questo è tutto. Non posso crederci, è il modellino migliore di sempre. Dopotutto il valore affettivo non può essere paragonato a niente. Montare proprio un modellino lo rende tuo personale. Un momento, c'è una richiesta per caso? È del sergente Quadro. E adesso cosa vuole? Probabilmente farci vedere i progressi che ha fatto con Meganian. Ha fatto Cilecca. Ok, andiamo lì allora, dai. Subito al rapporto. C'è qualcosa di veramente strano. Sì. Dovremmo andare a vedere che succede. Com'è che ha fatto Cilecca Overnian? Voglio dire, sergente Quadro è sergente Quadro. Dunque, era questo piano. Allora, che succede? Cosa hai fatto? Tutto il nostro lavoro buttato al vento! Sul serio? Ma che diamine! Meganian, sei ancora... Mega? Sono stato incantato da nonno fame e ora voglio solo cioccolata. Assolutamente no, niente cioccolata! Ma la cioccolata, se è amara, non fa ingrassare. Quella che fa ingrassare è latte e cioccolata. Ma quanto è buono. Meganian, so esattamente come ti senti. Un momento. E questo è di Dr. Frank. Finalmente, finalmente. È terribile. Ah, che cosa ho fatto? Aiuto! Per favore, dirigite all'area panoramica. Ok. Con calma però. Ma che... Secondo me c'è qualcosa sotto. Andiamo, Sapion. È ovvio che c'è qualcosa sotto. Aiuto, dirigito all'area panoramica. È ovvio che c'è qualcosa sotto. Ah, ma era la torre Magnifex, l'area panoramica. Bella però. Tipo la torre di Tokyo. Penso sia ispirata a quella. Bellissima davvero. Piena anche di nuovi oggetti che ci serviranno ovviamente. Ah, ma sta proprio dentro? Qui dovrebbe esserci un traspec. Eccolo, svegliamolo. Ah, ma sta all'area panoramica. Ah, è vero. L'area panoramica. Oh mio Dio, signora, lei mi occupa tutta quanta la vista. Per carità, non ho nulla contro le persone grasse, ma... Che motivo c'ha sulla maglia? Sembra leopardato, ma al centro sembrava un teschio... Bruttissimo. Oh, ma che... Com'è possibile? Che succede? Oh, sei tu. Presto, guarda in questo telescopio! Va bene, ci guardo. Ok, accadrà qualcosa. Io già so cos'è. Oh mio Dio. Eh? Allora... No, non può essere. OMG, no, un mostro! Eh sì, è un mostro, Luna, è un mostro! Però gli altri lo vedono? Grinzilla! Credevo ne avrei mai visto uno, è incredibile! Che cosa facciamo? Non riesco ancora a credere che non sia un film!
Percepisco un'aria fortissima nello yokai, for sure. Chiamano un vecchio yokai qualunque, un composto dei miei amici yokai. Cosa? So che sono loro, lo sento dentro di me. È terribile, ma come fai a esserne così sicuro? L'ho sempre saputo da quando. Sì? Da quando? Dobbiamo fare qualcosa. Certo che dobbiamo, ma quello è un mostro grande quanto il sole. Andiamo a dare un'occhiata. Beh, grande quanto il sole, no. Non esageriamo, Sabion, dai, pure tu. Sì? Ma che Yofit è quello? Tu si invece di dire parolacci Yofit. Ma cosa? Meganian, sergente quadro, che ci fate qui? Sono venuto ad allenarmi. Quel mostro è gigante, e per dirlo io. E adesso? Comincio a pensare che aprire un'agenzia investigativa sia stato uno sbaglio. Meganian non ha perso peso e ci hanno rimandato il modellino. E ora le yokai che abbiamo aiutato sono diventate un mostro gigantesco. Lo sappiamo, sei un genio. Tutto questo non può essere una coincidenza, grazie. Sì? Di nulla. Meganian rende le cose gigantesche. Un modellino robot giocattolo e un mostro gigantesco. Non capisci? I tre incarichi sono tutti connessi! Ma che? Meganian, ho bisogno che tu trasformi questo robot giocattolo in uno gigantesco. Non dire sul serio, vuoi batterti contro il mostro? Certo che sì. Bene, eccoci. Vuoi davvero ingigantire questo modellino robot? Certo che lo voglio. Spedizione. Forza Meganian, concentrati sul modellino, metticela tutta. Ci siamo. Meganian! Con il fuoco della giustizia che brucia nei nostri cuori. Brucia! Con il potere giurassico che scorre nei nostri circuiti. Con il coraggio di gridare fino a sfondare il cielo. Punk Kong! Il robot iperdimensionale. La forza del futuro qui nel presente. Quando ti sei cambiata d'abito? È quello che mi stavo chiedendo anch'io, ma come ha fatto? Oh, yes. Ora ti mostro come comandare i robot iperdimensionali Leokong S. Pulsante A, laser, pulsante Y, pugno. Sposta la visuale col pad scorrevole e mira quel maledetto Trizilla. Premi pulsante A per sparare il raggio, puoi anche buttare giù il fuoco nemico. Quando Trizilla si avvicina, tiragli un pugno con il pulsante Y. Continua a sferare colpi per caricare l'Energimax, right? Riempi l'indicatore e potrai scatenare un Energimax super powerful. All'attacco. Oppa, niente, non l'ho preso. No, aiuto, ma come mi difendo? Perfetto, ragazzi. Preso in pieno. Dai, grande. Di poco, ma gli diminuisco anche la vita così, eh. No, gli ho tirato il pugno, Mi prendi in giro, gliel'ho tirato. Ma che fortuna. Preso. Eccolo. Ma dai, l'avevo colpito. Ci picchia. E non posso neanche ricaricarmi. No! L'ho preso? Ok. Si scarica giustamente, c'ha anche ragione.
Ma l'Energy Max si carica? Ah, bene. Ah, no, non ce l'ho fatta. Dai, gira. Hoppala. Ok. Arsenale T? Per fortuna, proprio ho vinto per poco, Leo con Gas, missione completata. Fine. E allora? Povero tartarughine. Questo sì che è stato uno scontro yokai galattico. Luna, io ho pilotato un robot gigante. La mia vita è perfetta. Beh, sei contenta. E così quel mostro era davvero composto dalle yokavie. Beh, ci voleva tanto a capirlo. È tutta colpa mia, mi dispiace tanto, amici. Potrete mai perdonarmi? Ma quanto pare. Va bene. Bene, noi andiamo allora. Già? Un momento! Che succede ancora? Voglio ringraziarvi di nuovo, devo stimitarmi. Non c'è di che, per un investigatore del mistero e ordinaria amministrazione. Ti conviene dirgli addio in fretta. Ma... Che succede? Non voglio abbandonarle di nuovo, fanno parte della mia vita del laboratorio. Neanche per sogno, Frankie. Libera subito quelle tartarughe. Frankie, perché devi chiamare tutti in maniera strana? Ma stavolta mi prenderò cura di loro, lo prometto. Va bene, ma ti conviene trattarle bene e non trasformarle in Trizilla. Grazie, prometto che le tratterò come se fossero le mie bambine. Tu ce l'hai una bambina? Che diamine. Avevi anche una moglie, ma poi ti ha abbandonato perché lavoravi troppo. È dura la realtà, eh? Guarda, abbiamo fatto notizia, robot gigante alla torre Magnifex. Cosa ti aspettavi, eh? Certe cose non accadono mica tutti i giorni. Geniale, mi sento come un supereroe. E c'è dell'altro. Pare che Dottor Frank abbia finalmente deciso di prendersi cura delle tartarughe. Questo vuol dire che l'incarico di Frank è stato portato a termine. A quanto pare. Ma se pensi a un modellino da montare e alla dita di Meganian, quelli non sono stati un gran successo, non trovi? Ah, immagino di no. Chissà se finiremo per fallire così miseramente con tutti gli incarichi. Meglio non pensarci e continuare. Oh mio Dio. Con permesso. Salve, la prego, entri e faccia come se fosse a casa sua. Ah, la mamma. Oh, ma lei è la signora che ha restituito il modellino da montare. Sono qui proprio per quello. In effetti, sarebbe possibile riaverlo? Come? Mio figlio ha visto qualcosa in TV ieri sera e adesso rivuole quel modellino. Non ci crederà mai nessuno, ma quel robot gigante era proprio questo robot. Come, scusi? No, nulla, ecco a lei. Modellino Mac. Grazie mille. Prego. Direi che anche l'incarico del modellino è stato un successo. Che altro? Vieni da sergente quadro. Tutto risolto allora, Attenti! Meganian non è più un mega pallone, per questo lo promuovo a Hovernian! Bene, si è risolto tutto sì? Alla fine. Parla di Meganian. Cosa? Meganian è tornato in forma? Ma cosa? In così poco tempo. Si sarà sgonfiato? No. Allora YoFit funziona! Pare di sì. Ora sì che si ragiona, di questo passo tutti gli incarichi saranno risolti! Galattico! I risultati possono variare.
No, continua, continua, fermati. Al massimo! Massimizza il tuo massimo! Yo Fit! Massimo massimizzato! È fantastico. Ok! Geniale, faremo famiglia con gli incarichi oggi, ne sono certa! Gioca con Andrea e completa le missioni chiave per continuare con la storia. Sì, con Andrea effettivamente in America abbiamo fatto un bel po' di cosucce. Quindi Cuge, questo episodio termina qui. Bellissimo, una mega battaglia. Meganian o Meganian, che dir si voglia, che riacquista la sua forma di Overnian. E quindi non si può volere altro dal giorno di Natale. Quindi questo video termina qui. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video e godetevi le vacanze di Natale. Bye bye.